Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartomantic e con questo interattivo cercheremo di capire cosa ci vuole dire il nostro io dal futuro. Restate con me. Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti a tutti voi che siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantic e anche oggi stiamo per fare un interattivo. Prima di cominciare volevo ringraziarvi per gli accessi che ci sono stati al sito l'altro ieri, talmente tanti che è cresciato subito, quindi io che ero tutta bella contenta, non dico troppia, però insomma emozionata al lancio del sito, subito, manco fosse stato, non so, le prenotazioni per un concerto di Vasco, siete stati fantastici e il sito subito ha avuto qualche problema di sovraccarico. Mi scuso per l'inconveniente, ma sono cose che, figuriamoci se me le aspettavo, probabilmente se me le fossi aspettate avrei potuto, che ne so, non so se si possono limitare i danni, insomma l'importante è che è andato tutto bene, poi dopo siete tornato su, siete tornati in tantissimi e per ora sta su normale e semplicemente volevo ringraziarvi perché non è stata una brutta cosa, per me è stata una bellissima sorpresa, mai più potevo immaginare una cosa del genere, veramente. Quindi grazie davvero a tutti, grazie per chi ha preso il tempo di darmi la propria opinione su come è venuto, sono state tutte cose molto carine che mi hanno fatto molto piacere. E avrete visto le novità, chi si è iscritto alla newsletter sa anche più o meno alcuni dettagli, non è che sia tanto difficile da consultare, l'ho fatto talmente semplice che posso usarlo persino io, quindi non è difficile per niente, però insomma alcune cose, alcuni dettagli sono appunto stati inclusi nell'ultima newsletter e poi naturalmente ancora li ripeterò su come usare le iscrizioni ai corsi, su come richiedere i consulti, che comunque adesso sono il primo round, diciamo, anche per vedere se riesco a barcamenarmi bene con i tempi. Non vi preoccupate, chi ha prenotato non è una cavia, è che proprio mi sto, ne ho messi pochi perché voglio farli bene, voi lo sapete, ma stanno arrivando anche delle altre sorprese su come si svolgeranno altri consulti, quindi se per quei due che vedete non siete convinti, non abbiate fretta, che adesso piano piano, appena sono appunto stata rassicurata sulla stabilità di tutto del sito, adesso metterò anche altre possibilità. Bene, quindi soprattutto grazie, grazie. Poi ha ripreso, mai smesso, però c'è stata una bella un bel balzo in avanti anche del canale. Vi dico la verità, sono cose che a me fanno molto piacere, però già così io sarei stracontenta. Certo che più cresciamo e più, insomma, è inutile dirlo, sono molto fiera di quello che stiamo tutti facendo, quindi grazie più che altro per voi e mi sembra doveroso. Per tutto il resto, eccoci qua di nuovo con un altro interattivo. Allora, questo interattivo io lo faccio spesso su di me, no, non lo faccio come interattivo, faccio questo argomento su di me, perché è una frase che io detesto sentirmi dire, è il classico, te l'avevo detto. Ognuno ha le proprie debolezze, io ne ho tante, dico, ma questa è proprio una cosa che mi manda in bestia. Quando magari mi capita qualche cosa, come capita a tutti, sentirmi dire, ti avevo detto, mamma mia. Anche perché penso che alla fine, anche dopo lo scotto, qualcosa si impari sempre, quindi bisogna lasciare alle persone il tempo anche di fare i conti con le ferite che arrivano. Però con questo interattivo mi sento, con questo argomento, quando lo faccio per me, mi sento un po' come se usassi un salvagente. Se proprio qualcuno deve dirmi te l'avevo detto, almeno sono io. Ecco, questo vi dà un'idea, no? Quindi limitiamo il campo d'azione di tutti gli altri che quando poi magari succede qualche cosa ci dice te l'avevo detto. Ora, non è questo una stesa che faremo per vedere cosa ci capiterà di brutto, perché può darsi benissimo, anzi, che succedano cose belle che il nostro io futuro ci voglia rassicurare. Magari adesso siamo in un periodo, molti siamo in un periodo non tanto felice, non tanto propizio, e dal nostro io futuro può arrivarci una bella notizia che ci dirà che le cose si sono aggiustate, perché no? Quindi adesso staremo a vedere. Comunque questo è lo spirito un po' di questo interattivo, ricordando sempre che qualunque cosa dicano queste stese, intanto sono stese generali, quindi non possono essere proprio
puntualmente modellato su ognuno di voi, perché grazie al cielo siamo tanti, quindi questo sarebbe veramente assurdo e impossibile. Quello che sentite che proprio non vi appartiene, lasciatelo andare, mentre quello che sentite che fa parte del vostro mondo adesso, in questo momento, trattenetelo, vuol dire che non siete qui per caso, il messaggio è per voi. Naturalmente, se niente di tutto questo vi rispecchia, beh, allora magari provate, come dico sempre, a sentire un'altra variante, perché è possibile. Oppure, se in nessuna variante vi ritrovate, non succede niente, questa volta è andata così, vi aspetto comunque la prossima per il prossimo interattivo. Se non l'avete ancora fatto, potete fare un giro sul canale a vedere quelli arretrati, anche se molti di voi sono qui dal primissimo giorno, quindi saranno stufi di rivedersi le cose vecchie. Adesso, promessa, che appena mi riassesterò, perché tutti noi in questo periodo siamo un po' da assestare, appena mi riassesterò, ricominceremo con un calendario anche degli interattivi un pochino più ordinato. D'altra parte ci siamo in mezzo tutti qui tra vaccinazioni che arrivano o non arrivano, il lockdown, insomma, tutta Italia è così, io non sono sicuramente diversa dagli altri, anzi ho più vaccini in casa da far fare e quindi più cose a cui star dietro e a volte, anche se questo per me è il mio paradiso, lo devo lasciar perdere per seguire altre cose. Quindi promesso, appena mi risistemo qua, ritorneremo a divertirci insieme con una certa regolarità. Bene, allora io vi lascio come sempre scegliere una delle tre pietre, che questa volta sono verde, blu e rossa. Come avete visto, ho messo qua le scatole dei tarocchi originali Rider-Waite nella loro riedizione del 1909 e gli After Tarot, che sono insieme ai Before, quei due mazzi particolari che sono stati ridisegnati proprio su Rider-Waite, facendo vedere cosa accade un momento prima e un momento dopo. Quindi con questi andremo a vedere cosa ci dice Dio dal futuro, per vedere l'after, e qua invece cercheremo di connotare la situazione presente. Naturalmente questa non è una stesa di tarocchi, perché per quello, semmai rimandiamo ad altre volte, anzi anche qui sta arrivando una sorpresona, e quindi userò, proprio per non pestare i piedi alle nostre normanze, se non si arrabbiano, userò soltanto gli arcani maggiori. Per il resto, oracolo, oracolo e due mazzi di Lenormand oltre il nostro Osho Zen, perché con un mazzo vedremo da dove stiamo partendo, con l'altro vedremo dove siamo arrivati, che cosa ci vuole dire quello dal futuro. Bene, io con questo spero che sia tutto chiaro, quindi vi lascio scegliere le vostre pietre. Ricordatevi che trovate i link qua sotto direttamente per la stesa che avete scelto, e per il resto quindi ci troviamo qua tra pochissimo. Allora, eccoci qua con chi ha scelto la pietra verde. Vediamo subito l'energia della situazione di partenza, per capire dove siamo e di cosa stiamo parlando. Eccolo qua, un messaggio in una bottiglia, che ci piace sempre tanto, perché il messaggio è una delle cose su cui interroghiamo maggiormente gli oracoli. Anime gemelle. Adesso non è che ci vuole una gran fantasia per capire chi è in questa stesa, però per andare dritti, come facciamo sempre, una controllatina gliela diamo. Vediamo qualcosa di più con lo Osho Zen. La politique. Sempre più chiaro, sempre più chiaro. Vediamo cosa ci dicono i nostri angeli qua, i tarocchi degli angeli, che oggi vogliono andarsene da tutte le parti. Si vede che la situazione di partenza è un po' agitata, ragazzi, mi sa, eh? Urca. 9 d'aria, aspettarsi il peggio, profezie autoavveranti, ecco, non ci sabotiamo, notti insonni. Allora, andiamo comunque avanti a chiedere com'è la situazione, ma penso che almeno semplicemente leggendo il significato di questi oracoli non sia difficile capire. Vediamo un po'. Io volevo questa, perché mi salti su. Ok.
L'imperatore. Questa è una situazione che è fin troppo ferma, secondo me, dove una delle due persone, o forse entrambe, siete un po' arrancati sulle vostre posizioni e qua non si muove niente, nessuno. Allora, prendiamo prima le nostre Lenormand, sono le nostre 5 carte, e analizziamo la situazione di partenza. Eh sì, qua c'è una relazione in crisi, insomma, c'è qualche cosa che fa fatica a concretizzarsi. Vediamo un po'. Oh, ma guarda che andiamo al centro. qui c'è in effetti una discussione che ha portato a una rottura che in questo momento sembra non voler avanzare. Aiuto. Allora, andiamo a vedere, mettiamo tutto insieme. Qui avevamo messaggio in una bottiglia, perché qui stiamo aspettando un messaggio, difatti sotto qua abbiamo i nostri uccellini, vediamo se si vede tutto, ogni tanto io controllo perché ho fatto di peggio, è la verità. Anime gemelle, stiamo certamente parlando di qualcuno che ci interessa, abbiamo anche l'albero che ci dà questa connotazione proprio di connessione profonda tra due anime e che quindi insomma sarebbe quello che vogliamo noi in questo momento. C'è stato un litigio, probabilmente potrebbe anche essere stato un litigio per o mancanza di accordi tra punti di vista, ma io penso che sia un problema di o convivenza, proprio siete avete litigato pur stando insieme, perché questo è proprio l'eccesso di comunanza di cose, l'eccesso di condivisione. Sta di fatto che qui c'è un litigio che è saltato fuori con una rottura, qui c'è bisogno di parlare. Vi aspettate entrambi, per la verità, un messaggio da parte dell'altro. Se non si tratta di questo, in ogni caso c'era una bella connessione. C'era un bel rapporto, c'era qualcosa comunque su cui si stava costruendo qualcosa ancora di più. Si è interrotto bruscamente per un litigio, per anzi avete valutato l'intervento del vostro partner o del vostro futuro partner come un atto un po' di sopruso, l'avete trovato prepotente e così anche voi siete risultati all'altra persona. Qui adesso qualcuno è fermo perché aspetta un messaggio, ma dopo questa rottura non arriva niente. E difatti abbiamo questa politique che ci parla un po' di una strategia, messaggio nella bottiglia, quindi siete fermi ognuno sulla propria posizione. Questo imperatore, ahimè, in questo caso ci dice che c'è stabilità, certo, ma in una situazione di rottura. Quindi qui, per farla in sintesi, avete discusso e poi c'è stato il silenzio. Magari non c'è stato neanche il classico mandarsi a quel paese, c'è stato il silenzio. Entrambi avete pensato adesso tanto mi manderà un messaggio, perché c'è comunque del sentimento, c'erano le premesse per andare avanti, per migliorare ancora questo rapporto di coppia, ma qui non si sta muovendo niente e difatti vi state aspettando il peggio, quindi notti insonni, dice adesso non esageriamo, però nove d'aria nei tarocchi degli angeli, anche non si dovrebbero fare troppi paragoni, però è comunque il nove di spade, quindi insomma l'avete presente la carta, no, della figura che si prende la testa tra le mani mentre si sveglia la notte con tutte le spade attorno, certo notti insonni, certamente. Tutti e due siete presi in questa brutta situazione di litigio, dove questa ancora purtroppo facendo oltretutto mirroring con la nostra bene amata frusta, significa proprio che la rottura, che è stata un po' improvvisa, è stata tradita anche la fiducia. Quindi ci sono tanti motivi per cui potete aver discusso. Questa rottura non si riesce a sanare, vi dico, potrebbe anche essere due persone che convivono già e che in questo momento sono in rotta, purtroppo data la situazione, se anche si rompe si continua a convivere, quindi può essere una situazione anche oltremodo stancante, no? Perché dove si va non sempre è facile mandarsi a quel paese e poi condividere gli spazi comuni. In ogni caso, appunto, può essere stata proprio una differenza, una divergenza di opinioni, questo per tutti, su alcuni grandi temi della vita e vi sentite tradita la fiducia che avevate riposto in questa persona. Non necessariamente stiamo parlando di un tradimento, eh? Qui proprio la fiducia
in senso generale, magari avete scoperto o ha scoperto l'altro, per esempio, che avete omesso di raccontare delle cose, o l'altra persona non vi aveva raccontato qualche cosa, insomma, c'è un tradimento di fiducia, andandola a dilatare molto, può essere proprio invece una rottura, la fiducia si trasforma in proprio nel luogo, questa cuccia, nel luogo in cui si dividono gli spazi e quindi addirittura una rottura di quelle un po' pesantine ma difficili da gestire. Allora, vediamo che cosa ci dice il nostro io dal futuro. Su questa situazione. Speriamo, vedete, qua si parte da una brutta energia. Senza portare via le altre, perché sennò. Perché? Oh, perché? Devi dircelo tu perché. Allora, qui è il perché col quel famoso punto di domanda che è sempre un po', no? Sembra come dire come un rimpianto, oppure può essere anche un, adesso te lo spiego io il perché, scopriamo il perché, qui bisogna andarlo a cercare. Attaccamento al passato, beh certo, sei nel futuro, questo ci devi dire, caruccio. Allora, andiamo a vedere adesso che cosa ci dicono i tarocchi, questi degli angeli, che sapete io utilizzo più come oracoli, io dico sempre perché. Ecco qua, due e il la. Oggi sono veramente neurastenici, eh. Adesso andiamo a vedere. Uno lo prendo sempre anch'io, li abbiamo fatto proprio incetta questi tarocchi. Vediamo quelli che sono usciti prima. Un 7 di terra, la liberazione, o un 5 d'aria. Allora, semi ben piantati, pausa temporanea, fine di una fase o di una situazione, una scelta poco saggia, ripensa alle ragioni di ognuno. Allora, così sembrerebbe che la cosa si sia aggiustata, ma non si sia sistemata. Vediamo un po' cosa ci dicono i nostri after. L'imperatrice qui, il suo processo creativo l'ha già ultimato, quindi sicuramente avete, come si dice, vinto. Questa è un'energia molto forte, molto positiva. Qualcosa è ripreso a sbocciare, qua è andata a buon fine, ce l'abbiamo fatta, la situazione era toppata, ma nonostante tutto io vi dico che non sono contentissima, perché queste carte a me segnalano un po' di dubbi, un po' di remore su come si sono sistemate le cose. Io per ora ho proprio l'impressione che ci dica il nostro io dal futuro: sì, hai effettivamente ottenuto quello che volevi, la situazione si è rimessa a posto. Però attenzione, ripensa a quello che è successo, perché forse ora ti senti come appunto questa imperatrice, quindi vittoriosa e trionfante, appagata, ma c'è qualcosa che rischia di far ripetere, scusate, questa situazione. Quindi ripensa alle ragioni di ognuno. Non pensare che siccome l'hai spuntata, quindi evidentemente è l'altra persona che è venuta verso di voi, non pensare che sia stato perché avevi ragione a tutti i costi. Forse l'altra persona ha scelto questa mossa perché non amava stare in rotta con te. Però occhio, perché forse non hai imparato abbastanza da quanto è successo. Sapevo io che arrivavo, te l'avevo detto, eh. Allora, certo che la situazione si sbloccherà, certo. L'io del futuro ci dice: guarda che questa situazione si sblocca, questo momento così di chiusura, di separazione, di stare ognuno sulle proprie posizioni si sbloccherà. Però vediamo un po', infatti il messaggio arriva. Allora, il messaggio alla fine arriva, arriva ed è bello, è felice, ci fa stare bene, ci dà quello che vogliamo, però attenzione.
qui c'è qualcosa che non è andato a posto. Allora, vedendo questo messaggio, io direi che potrebbe essere anche che proprio perché non si è andati a fondo, ma ci si è limitati a un non parlarsi e poi così per smettere di soffrire, per far finire una situazione stagnante. Uno dei due, e penso all'altra persona, è arrivato con questo messaggio che stavamo aspettando nella bottiglia, quindi si è smosso, e difatti dagli uccellini che avevamo sotto qui abbiamo proprio un messaggio di pace, un messaggio di benessere, approfittando un po' di alcune situazioni, comunque questa è una cosa positiva che succede, però qui nell'entusiasmo si è rimasti un po' superficiali e non ci siamo accorti di tante cose. Per esempio, una potrebbe essere che se abbiamo dubitato della sincerità del partner, forse è bene che ancora adesso ci pensiamo, senza voler instillare dei dubbi, però abbiamo lasciato correre i nostri sospetti perché per noi era più importante ricevere quel messaggio e però è rimasto latente, è rimasto ancora in sospeso tutti i motivi che ci avevano portato a quella discussione. Questo il nostro io dal futuro ci sta dicendo non va bene, non è che bisogna sospettare a tutti i costi, magari anche noi abbiamo qualcosa che non abbiamo detto, qua è qualcosa che non è rimasto, che non abbiamo poi voluto risolvere oltre e che invece bisognava approfondire perché qua dice proprio ripensa alle ragioni di ognuno, è una scelta poco saggia, impara tutto ciò che puoi da questa situazione. Quindi il messaggio di fondo qual è? C'è stata una discussione forte, c'è stata una rottura, vi siete messi su due posizioni ferme, rigide, di spalle l'uno con l'altra, ad aspettare che uno dei due facesse il primo passo. In questa ostinazione è andato perdendosi il vero motivo che vi ha fatto distanziare e che è basato soprattutto su una mancanza di fiducia reciproco, comunque vostra nei confronti dell'altro, sicuramente, che aveva evidentemente un fondamento, magari mancanza di fiducia non soltanto per un tradimento, ma anche per degli atteggiamenti che non andavano bene. Il vostro io dal futuro che vi dice: guarda che quello che c'era da elaborare di quella rottura non l'hai elaborato, hai fatto una scelta poco saggia, ti sei concentrato sull'aver spuntato sull'altro, il fatto che si sia fatto vivo prima lui, che abbia ceduto, e il tuo orgoglio ti ha fatto andare dritto là dove non dovevi andare, cioè a tralasciare di approfondire quel motivo che c'era sotto la vostra separazione. Quindi, certo che le cose poi si rattopperanno, ma tra rattopparsi e risolversi ci passa il mondo. Quindi, il vostro io dal futuro vi dice: questa situazione si risolve. Mi raccomando, non limitarti a un puro atto di orgoglio. E di prendere il cedimento dell'altro come l'unico risultato importante, non dimenticare i motivi per cui questa lite, questa separazione c'è stata, vai a fondo, non tralasciare, altrimenti questa cosa potrebbe di nuovo ripercuotersi sulla vostra coppia o comunque sul vostro rapporto. Questo è quello che ci dice. E difatti la nostra carta qua diceva perché, cioè su questo dobbiamo indagare, che non vuol dire di respingere qualunque tentativo di approccio e di martoriare il povero o la povera malcapitata dicendo va bene, sei tornato, ma non basta, adesso mi devi dire questo e quest'altro. Non è un accanimento, è un consiglio di approfondire questo attaccamento al passato, cioè viene anche raccomandato qua. Bisogna non dimenticare, non è una minaccia, è una cosa bella che fate per questa relazione. Quindi di non trascurare se ci sono stati dei problemi, ma di andare a fondo, perché altrimenti resta sempre questa maschera sul partner, su di voi, magari che non c'è, ma che proiettereste voi dopo poco, perché appunto non è stato elaborato molto bene il problema. Quindi intanto, tanto lo so come siete, avete ragione, lo sono anch'io, andiamo al sodo. Si muove, arriva il messaggio, perché poi alla fine è questo che ci si vuole sentire dire. Però penso anche che la cosa più importante da sapere sia questa. Quindi qui ci raccomanda una linea di comportamento quando e se questa persona farà il primo passo per chiedere scusa, quindi per mettere a posto
quello che lo screzio che c'è stato tra di noi. Allora, chi ha scelto la pietra verde si è presa la prima tirata d'orecchie, no scherzo, anzi si è preso il primo consiglio, anzi anche la prima rassicurazione, perché queste sono carte per qualcuno che un ritorno ce l'ha, perciò siamo anche abbastanza allegri, dite la verità. Quindi per quanto mi riguarda questa prima variante finisce qui. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete il like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram e iscrivetevi alla newsletter, trovate il link qua sotto o sul sito cartomantic.com, d'accordo? Quindi io con questo vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Allora, variante per chi ha scelto la pietra blu, la mettiamo qui, speriamo che si veda, poi semmai le daremo un'altra collocazione. Vediamo l'energia della situazione di partenza per vedere poi che cosa avrà da dire il nostro io dal futuro su questa cosa. Vediamo dove ci troviamo, quindi di che cosa ci vuole parlare, perché non è un messaggio generico, si riferirà a questa situazione, quindi vediamo un po'. Un aiuto. Allora, forse siamo un po' in questo momento in una situazione in cui stiamo cercando un aiuto, proprio andando letteralmente a leggere questa cosa, questa carta. Un aiuto ci farebbe comodo nella situazione in cui siamo ora. Vediamo. Introspezione. Caspita, un momento di riflessione profonda adesso, stiamo veramente considerando, forse anche stiamo considerando chi ci sta aiutando e chi no, chi lo sa. Vediamo che cosa ci dicono, magari senza prendere dentro mazzi e carte da altri mazzi, sarebbe meglio. Faccio la fine del sito di ieri, vado subito in palla. Allora, la ruota di fortuna, prendiamone un'altra, vediamo un po' che cosa ci dice la giustizia, la giustizia. Allora, adesso qui abbiamo proprio bisogno di una mano, effettivamente qui stiamo, c'è qualcuno che ci aiuta per una situazione che si deve risolvere per noi in un modo o nell'altro. Potrebbe essere una causa che si deve risolvere, così come invece potrebbe essere anche qualcosa che noi adesso viviamo come una forte ingiustizia, che sentiamo che va riequilibrata, potrebbe essere semplicemente un riequilibrio. Qui vedete che una è saltata fuori, vediamo perché, ma una, come sapete, da buona zabetta me la piglio anch'io, perché non sia mai che mi accontento. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicevano loro. Ricompensa per la tua creatività, riconoscimento per un lavoro di ottima qualità, fai gioco di squadra. Un aiuto, quindi qua siamo in ballo con qualcuno. 5 di fuoco, obiettivi in contrasto tra loro, dettagli fastidioso, conflitto tra gli altri. Allora, qua è un problema proprio di squadra, perché vedete che con questa carta dell'aiuto questa, parla proprio di un lavoro fatto insieme, che in questo momento deve trovare un equilibrio che non c'è più. Che cosa mi fa pensare questo? Che vi state facendo molte domande su a chi avete dato retta e a chi no. Probabilmente vi siete accorti di aver scelto la parte sbagliata. Succede a volte non di dare fiducia a qualcuno perché ci sembra particolarmente così disinteressato, o qualcuno che ci sembra particolarmente vispo o che voglia aiutarci, quindi lo valutiamo come una persona importante all'interno di un progetto, e poi scopriamo che invece magari era solo un millantatore e avevano ragione quelli che forse ci piacevano di meno, ma sì. Allora, dunque io qua ci vedo un risarcimento, un risarcimento né più né meno, qualcosa che deve essere suggellato e che non trova in questo momento un equilibrio. Infatti allora, questo è un risarcimento, non mi piacciono queste carte, siete in una situazione che non vorrei dirvi, però se siete in questa situazione io non aggiungo nulla,
Qua qualcuno vi ha fregato. Allora, questo è proprio, vi state rendendo conto, come vi dicevo, che avete dato retta alle persone sbagliate, per avere o un risarcimento o una ripartizione di un'eredità, o un trattamento, magari anche, stiamo parlando qua di assicurazione, vi siete affidati a qualcuno per farvi aiutare, questo qualcuno non vi ha aiutato, anzi, probabilmente ci ha messo del suo, e in questo momento siete proprio allo sbando, nel senso che vi siete accorti di essere dalla parte sbagliata del fiume, insomma. Questa situazione ovviamente adesso sta andando per vie legali, o comunque state cercando di fare buon viso a cattivo gioco. Certo. State cercando di cambiare rotta, ecco, ma qua vi siete presi proprio la classica fregatura per, non è per ingenuità, per fiducia. Adesso qui vorrei spezzare una lancia a favore di tutte le persone che si fidano e che quindi poi alla fine vengono tacciati di ingenuità. Fidarsi è la cosa più bella del mondo, sono gli altri che imbrogliano, che devono essere semmai stigmatizzati. Fidarsi anche senza prendere magari troppe informazioni, così, troppe precauzioni, e a volte viene normale, voglio dire, se chi ci inganna è una persona molto amica, magari è un parente, magari è il nostro migliore amico, o quella persona che tutti ci hanno indicato come assolutamente affidabile, non è che ogni volta dobbiamo andare a fare le pulci, a vedere se è proprio vero, cioè, pensiamo a un parente magari con cui siamo in ottimi rapporti, non è che ogni volta dobbiamo andare a sospettare, quindi l'ingenuità, questa non è ingenuità, è fiducia, la fiducia è una cosa bellissima, sono gli altri che sono un po', no? Quindi purtroppo voi qua siete stati un po' raggirati, ecco, e adesso siete in una situazione bruttina, dove sì, se vi date da fare, qua si arriva alla soluzione, però in questo momento state molto attenti, state cercando di cambiare rotta. Questa è la situazione attuale. In ballo ci sono purtroppo un bel po' di soldi. Vediamo cosa vi dice il vostro io futuro, sperando che sia clemente, insomma, perché qui se no c'è veramente poco da stare allegri. Allora, ripulire. Questo già mi mette di un umore migliore, non so voi, ma allora gli osho dove li ho messi, qua me li sono giocati pure io, eccoli qui. Voglio vedere l'energia, da che energia vi sta parlando il vostro io nel futuro, cosa vi state dicendo. Detta così è un po' inquietante, no? Però sì. E vediamo. Il lasciare andare. Fate fatica in questo momento, secondo me, voi a rendervi conto, no, ve ne siete già resi conto che siete stati raggirati, ma non volete crederci, perché la cosa vi fa star male, non perché siate testoni, qua vi fa star male perché qua la fregatura l'avete presa da qualcuno in cui vi fidavate tanto, e purtroppo questa è una fregatura che è arrivata per puro motivo economico, quindi vi ferisce anche il fatto che siano state mischiate delle cose tra sentimenti e denaro, proprio come se vi volessero aiutare. Nella eventualità un pochino meno sentimentale, quindi se fosse qualcuno sul lavoro che vi ha cercato di ingannare, comunque anche qua sussisteva un rapporto di assoluta fiducia, quindi magari può essere una liquidazione, qualcuno che con cui avete collaborato, lavorato per tanti anni. Il sognatore, atto di fede, segui i tuoi sogni, opportunità inaspettate. Allora, qua ci sta mettendo di buon umore questa stesa, dite di no, dai, andiamo un po'. Allora, qua si rinasce, qua il bagatto che nei tarocchi standard mi perdoneranno, comunque è tutto pronto, ma può essere un po', magari un po' un ciarlatano, insomma, oppure qualcuno che ha tutto pronto per partire, è il principio
per cui tutto parte, però deve ancora partire e deve ancora farsi la sua esperienza. Qua questo bagatto ha già iniziato a fare i suoi bei giochi di prestigio, quindi segui i tuoi sogni e ripulire. Io direi che qua partiamo da energie molto belle. Il vostro futuro io vi sta rassicurando, vi sta dicendo guarda che poi tutto questo se ne andrà, però occhio, non lasciare in giro queste energie, lascia andare, ripulisci, non ti accontentare, non ti fermare, quando sarà tutto a posto, taglia questi rami, non importa se fa male, non importa se erano persone le quali tenevi, devi seguire i tuoi dei sogni, devi metterti in moto tu, ripulisci, lascia e parti. Non stare poi a cercare di trovare una motivazione per giustificare che ti ha fatto del male. Beh, intanto con questo sappiamo che questa cosa si risolve, quindi adesso siete alla ricerca di una soluzione. Che c'è? Quindi qua si riesce, guardate proprio, sembra proprio che ribalti le cose. Siccome state cercando di andare dall'altra parte, come vi dicevano, quindi state cercando proprio di cambiare rotta in maniera proprio quasi teatrale, no? Proprio da 0 a 180 gradi, intanto ci riuscite, però dovete lasciare andare, sta dicendo, qualunque remora sentimentale, qualunque cosa che vi tenga ancora lasciati al passato, e ci sarà una ripresa economica. Oh, quindi tutti i sogni che magari adesso sono fermi perché siete preoccupati per questa cosa, ritornerete ad essere voi. Qui c'è anche qualcuno. Allora, beh, direi che meglio di così non ve lo poteva dire. Aspettate, mettiamo anche la carta sopra e quella sotto che me la stavo dimenticando. Oh! Dunque, qui non tutto vi sta dicendo ripulisci adesso, perché è il caso, non ti far fermare dal non ci posso credere. È così, fattene una ragione, qua devi mollare tutto, tranciare con chi ti ha ingannato e muoverti a cercare di andare verso altre soluzioni, perché questa situazione si può risolvere. Ripeto, qua è una situazione di stallo dove vi siete fatti aiutare economica, quindi dove ci sono in ballo dei soldi, vi siete fatti aiutare e consigliare da qualcuno che invece vi ha ingannato. Quindi può essere un'eredità, può essere una liquidazione, uno scioglimento di una società, può essere un risarcimento. Tutto quello che ha a che vedere con qualcosa che vi spetta di diritto e che però vi è arrivata solo in minima parte, vi siete accorti tardi, questo è come state adesso, e non sapete bene come correggere il tiro. Allora, il vostro io futuro vi dice: intanto il tiro lo riesce a correggere, però non farti fermare da rimpianti di tipo emotivo, sentimentale, dire non posso pensare che questa persona che per me era così importante affettivamente mi abbia fatto questo. Ve l'ha fatto. Il vostro io futuro vi dice lascia perdere queste cose, ripulisci, cambia subito strada, lo puoi fare e vedrai che appena cambi strada vai verso la stabilità e troverai subito una persona che ti aiuterà e che con te sarà chiara. Certo che qua io lo so che voi vedete l'anello e la casa, direte magari trova anche fidanzato, la fidanzata no, in questo caso è quella che diventerà la persona più importante nella vostra vita riguardo a questa situazione. Perché qui ci siamo fatti dire prima di che cosa stavamo parlando. Se poi questa persona fosse il vostro partner, che magari all'inizio non avete tenuto in considerazione perché preferivate farvi aiutare da qualcun altro, allora sì. Ma qui mi dice, qui entra in gioco qualcuno di molto più positivo, con il quale, grazie al cui aiuto, chiaro, sistemeremo, le cose vanno verso una chiarezza cristallina, qua non ci sarà, e durevole soprattutto, quindi questa situazione si risolverà e inizierai finalmente, anche ricomincerai ad avere fiducia nel prossimo. Soprattutto non dimentichiamo al taglio. Avevamo anche fortunatamente quei bei pesci che ci dicevano la cicogna con i pesci, quindi se
si ricomincia a ragionare anche in termini economici, quindi il danno verrà sicuramente poi riassestato, ma qui non c'è ancora danno, qua non vi è arrivato tutto, arriverà tutto quanto. Adesso vi sta dicendo siate fiduciosi ma muovetevi, non siate sentimentali. Dopo, quando questa situazione sarà risolta, vedrete che, come si dice, morto un papa se ne fa un altro. Quindi la persona, le persone che vi aiuteranno quando cambierete di rotta, quelle sì, di quelle potrete fidarvi e sulla base dell'aiuto che arriverà da queste persone e anche del vostro contributo, perché non è che siete dei fantocci, cioè siete, qua siete in primissimo piano, sulla base di tutte queste cose, allora qui c'è proprio un cambio di vita, c'è cioè un cambio di prospettiva. Potrete allora ricominciare a stare bene, come dice qua, atto di fede, opportunità inaspettata. Dovete fidarvi in pratica di qualcun altro e magari è proprio quel qualcuno che inizialmente avevate scartato per preferire chi vi ha condotti qua. Vostro io dal futuro vi sta rassicurando, e questo sono ben contenta di dirvelo. Ritroverete la fiducia in voi stessi, soprattutto perché in questi casi la prima fiducia che si perde non è solo quella nel prossimo, proprio quella in noi stessi, perché abbiamo sbagliato a valutare. Non è che si sbaglia, ci si fida, vi è capitato, non importa, una bella riga vi sta dicendo il vostro io, via, questa è andata, si ricomincia, si gira pagina, muovetevi a girare questa pagina e vedrete che poi questa situazione brutta, ma anche dal punto di vista pratico, insomma, perché qua mi stanno mancando dei soldi, si risolve e le nuove persone alle quali chiederete aiuto, alle quali vi affiderete, quelle sì, di quelle vi potrete fidare, vi restituiranno, oltre al mal tolto, anche la fiducia in voi stessi e nel genere umano. Quindi vi stanno esortando a darvi una mossa, no? Non a piangere su, insomma, la perdita di fiducia in persone che probabilmente erano accanto a voi da molto tempo. E sono cose che capitano, non si deve stare lì a piangere, Vito, perché qua le cose stanno andando veloci. Quindi prima cambi rotta e prima arrivi qui, in una nuova situazione, con un nuovo spirito di iniziativa, riprendi in mano la tua vita, ma lascia andare e ripulisci. Non è il momento di sentimentalismi. Aprite gli occhi e vedrete che appena questa cosa si risolverà sarete veramente contenti, padroni della situazione e poi, insomma, perché sottovalutare la cosa, anche finalmente in possesso di tutto ciò che vi spetta, no? Quindi questa è una buona soluzione. Beh, insomma, direi che è un messaggio molto, sembra molto pratico, ma anche molto zen. Difatti sotto abbiamo la casa, voi manca in questo momento, vi mancano i punti fermi, è come se stesse barcollando un po' in mezzo al deserto. Torna tutta questa cosa. L'importante, vi dice dal futuro, date una mossa ora. Non fare sconti, taglia e cambia strada. Questo è il messaggio. Allora, chi ha scelto la pietra blu, devo dire che, insomma, se è in questa situazione, spero che avrà gradito il messaggio che è arrivato dal futuro e spero anche che accetti i consigli limitatamente proprio alla vostra situazione. Non saremo tutti uguali, lo dico sempre, ma se potete, questo è un messaggio molto energico, quindi se vi è piaciuto mi raccomando mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale e attivate le notifiche con la campanellina, seguitemi su Instagram e iscrivetevi alla newsletter da qua sotto oppure da cartomantic.com, venitemi a trovare, che siamo diventati molto belli. Sono, cioè, però mi sembrava brutto dire così. Insomma, il sito è diventato molto bello. E niente, io con questo, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Variante pietra rossa. Allora, vediamo subito da quale situazione partiamo per vedere poi in merito che cosa ci dirà il nostro io dal futuro. All'energia. Sinfonia incompiuta. State aspettando qualcosa o qualcuno con una forte sensazione proprio di incompletezza. Mi manca giusto quel tastellino lì e questa cosa vi disturba. Questa carta proprio ha questa caratteristica. Vediamo l'energia con gli Osho. Anche qua.
resistenza. Beh, allora qua ci sarebbe molto da dire, penso che sia prematuro, prima vediamo quali sono le altre carte. Comunque qua è proprio qualcosa per cui vale la pena lottare, vale la pena anche aspettare, è qualcosa di importante qui che vi riguarda e per cui siete disposti ad attendere che si compia tutta questa cosa. Stiamo parlando di un argomento, di una persona, di una situazione che per voi è determinante, non c'è dubbio. E c'è anche questa sensazione di energia pronta a partire e che però fa fatica. Allora, oh, 10 di fuoco, troppo lavoro, accetta la guarigione dagli altri, c'è uno squilibrio nella tua vita, problemi di salute legati allo stress. Vi dicevo che questa è una situazione da cui stiamo partendo, dove c'è veramente un'aspettativa molto molto forte, dove c'è un'energia che sta proprio spingendo in avanti in attesa di riuscire a raggiungere una soluzione, di prendere quest'ultimo tassello, e è una cosa molto importante per voi, pertanto penso proprio che questo stress sia dovuto anche a questo, quindi non ci spaventiamo perché è 10 di fuoco, bisogna magari in questo momento farci un po' aiutare, ma non è niente di serio. Lo stress c'è. Allora, questa carta del Papa qua, secondo me, questa lama ci parla un po' della situazione in cui gioco forza ci dobbiamo sentire, quindi lì in attesa che succeda qualche cosa col massimo della saggezza, una sorta anche un po' di freddezza, di distacco, stiamo cercando appunto di non farci coinvolgere troppo, però qua siamo in attesa di una risposta, qui c'è poco da fare, qua siamo in attesa di una risposta, vediamo di connotare meglio questa che è la situazione di oggi, quindi la situazione di partenza. Caspita, allora, per come la vedo per adesso potrebbe essere proprio una sentenza, una causa che in questo momento non riusciamo proprio, di cui non riusciamo a vedere la fine. È qualcosa che vi sta veramente opprimendo. Potrebbe anche essere un reintegro sul mondo del lavoro, potrebbe però anche essere una causa generica. Adesso qua ovviamente i particolari siamo in tanti, vediamo un po' se riusciamo a darli. Comunque qui è un. Dite sì, qua stiamo aspettando. No, allora, è qualcosa dove ci sono sicuramente di mezzo le finanze e stiamo cercando un accordo con qualcuno. Qui è una situazione che non si sta sbrogliando, che per noi è fondamentale. Vorrei poter dire che è specifica, però qua veramente abbiamo già avuto dei tentativi di trattare dalla controparte, che però poi alla fine abbiamo scoperto, e se non l'avete scoperto, lo so adesso, contenere un po' delle insidie, la situazione non si muove, è qualcosa che per voi è fondamentale proprio per la vostra esistenza. Potrebbe anche essere qualcosa legato a una casa o comunque qualcosa di familiare, quindi quelle brutte liti. Purtroppo che ci sono anche tra parenti, però vi assicuro qua c'è di mezzo proprio la giustizia, anche se qui è uscito il Papa, qui si tratta di giudicare, di decidere anche con saggezza. Al taglio insomma c'era poco da fare, perché abbiamo la nostra torre che ci parla di istituzioni, perciò è qualcosa che se per voi dovesse andare a buon fine, oltre a togliervi lo stress, darebbe anche una certa certo miglioramento economico e finanziario, ma per ora siamo qui e qua siete veramente esausti di dover continuamente far fronte a cambi di posizione dall'altra parte. È tanto che si trascina questa cosa, sentite che sta per arrivare prima o poi una soluzione, però ogni volta sembra la volta buona, ma poi no. Io penso che non sia lontana questa cosa, l'unico problema che vedo è che non avete nessuna fiducia, purtroppo, ahimè, ve lo devo dire, avete ragione, nella controparte, chi vi è avverso, insomma, perché qua
stanno facendo un po' il gioco sporco, che si tratti di una persona o di un'altra, cioè vengono sempre con aria amichevole come a farvi la proposta del secolo, qua è già successo, e poi invece si rivela sempre come una situazione dove c'è un'insidia nascosta, ma pensata a tavolino, quindi qua si fa fatica a arrivare a una conclusione, difatti siamo ancora qui. Secondo me siamo già vicini a questa soluzione, quindi vorrei vedere qual è il messaggio che ci dice il nostro io del futuro, perché io non credo che ci dica come è andata a finire, perché questo secondo me ve lo posso già dire io, qua finisce bene, dove per bene immagino una soluzione a voi favorevole, quindi questa situazione sta per arrivare, sicuramente vi arriva una proposta economica per chiudere il tutto, ed è anche abbastanza vicina, vediamo io dal futuro che cosa ci vuole dire. Il vento cambia direzione. Grazie. Ci piacerebbe sapere dove va. No. Va bene che cambia direzione, però vediamo un po'. Speriamo che sia un buon avvertimento o qualcosa per metterci tranquilli, perché come vi dico, questa di base, di partenza, è una situazione dove vi vedo parecchio stressati. Quindi, tanto non volevo prenderle lì. L'avventura. Sono proprio curiosa a questo punto di vedere dove stanno andando a parare tra loro queste carte. Cosa ci deve dire dal futuro? Caspita. Allora, queste sono proprio le carte che io associo quando associo oracoli e arcani maggiori, anche i minori in realtà, poi un giorno li metteremo tutti in pista. A parte, guardate la similitudine, ma il vento cambia direzione è proprio la carta della morte che dà un cambiamento radicale a quello che è qua, a quello che stiamo vivendo questo sempre, no? È una carta che impone una seconda. E qui andremo a stare meglio. Qui le cose sono migliorate per noi, ci stanno dicendo nel futuro, ma difatti già si capiva. Noi adesso più che su questo dobbiamo stare concentrati per capire qual è il messaggio che arriva da qua, eh? Allora, qui abbiamo la carta dell'avventura. Non è una carta tanto da sottovalutare. Cerchiamo un arcano dei tarocchi degli angeli. Bingo, sono riuscita senza far saltare niente. Il cavaliere d'aria. Eventi che si susseguono con grande rapidità. Prenditi il tempo per rivedere attentamente le tue opinioni, soluzioni creative. Questo è un messaggio che si prefigura molto positivo per come la vedo io. Ho un'idea, ma come sempre lasciamone parlare perché sennò poi magari si seccano. Scherzo. Però. Se no che cosa? Ui, vedi che qua c'è qualcosa in ballo. Eila! La rimetto nel mazzo, ma vediamo. Mo' cos'è? Questo è già di buon auspicio, direi. La chiave, qui si risolve. Questa cosa si risolve, ma non ci vogliono dire questo, perché questo ce l'hanno già detto nella situazione di partenza. Vediamo un po'. Ancora. Allora, qui abbiamo delle aspirazioni. Abbiamo qualcosa, un sogno nel cassetto qua che vogliamo realizzare, c'è un'abbondanza, qualcosa che, su cui abbiamo studiato, su cui abbiamo riflettuto, è una scelta. Allora, che cosa ci dice? Il nostro io dal futuro ci dice: capisco la preoccupazione, capisco che tu sia sfiduciato, che sia stanco, sfinito, di sembrare sempre di essere che sei arrivato alla fine e sta fine non c'è mai. E dicono anche, la soluzione te l'abbiamo già data, ti stiamo rassicurando per il dopo. Questa situazione si concluderà. A vostro favore, l'avevo visto già da questa stesa, d'altra parte, insomma, è proprio l'ABC. Qui,
arrivano notizie che vi fanno crescere, vi fanno migliorare, soprattutto sono notizie di finanze, ci saranno delle trattative, probabilmente già adesso siete immersi un po' in un'atmosfera stressante anche per queste trattative, evidentemente, quindi insomma siete un po' carichi e quando si è così carichi di stress difficilmente si vede la fine, difatti avevamo questa energia di sinfonia incompiuta e questa di esistenza, nel senso era proprio tutto, è al momento tutto pervaso da questo grande spirito di aspettativa, un po' di sconforto, ma questa stesa già ci diceva, relax, che le cose stanno andando bene e si stanno per sistemare. Queste ci dicono un'altra cosa, ci dicono guarda che poi tu farai una scelta, il vento cambia direzione per te, qua ti si trasforma la vita, perché? Perché qua ci sarà un'occasione ghiotta per trasformare tutto quello che vuoi. Evidentemente qui o vi arrivano tanti soldi o vi arriva comunque una bella cifretta o magari la cifretta l'avete già, qui ve ne arriva un'altra, ma avevate bisogno di chiudere questa causa per poter mettervi all'opera su qualche cosa. E allora qui abbiamo proprio, guardate, queste due carte che ci dicono che la situazione cambia completamente per voi e questa avventura col bambino e con questo bivio al centro ci dice che avremo la possibilità finalmente di cambiare qualcosa nella nostra vita. Non dimentichiamo che al taglio avevamo proprio l'indicazione di sogni che finalmente trovavano il modo di diventare realtà. E difatti qua abbiamo soluzioni creative. Allora, cosa può essere? Beh, innanzitutto vi dice guarda che avrai delle buone notizie, avrai delle possibilità importanti per mettere a frutto l'esito positivo di questa storia che ora ti sta tormentando. Da questo momento vivrai nell'abbondanza e ti sta guardando indietro e dice avresti mai pensato di riuscire a realizzare tutto questo? In merito a questa avventura, di aver cambiato tanto la tua vita. Qua potremmo addirittura cambiare completamente stile di vita, qua ci sta dicendo. Addirittura cambiare casa, addirittura fare esattamente, solo ed esclusivamente quello che ci fa stare bene per una scelta. Cioè noi avremo la possibilità di scegliere. Se in questa scelta sono comprese anche altre persone, naturalmente queste persone saranno con noi perché qua viviamo nella totale felicità, nell'abbondanza e tutto quello che adesso è lasciato un po' a deperire perché siamo tutti concentrati su questa faccenda che ci sta stressando, qua con questo cambio radicale andiamo verso le stelle, quindi le speranze verranno realizzate, i sogni verranno realizzati. Quello che ci fa star bene riusciremo a realizzare, soluzioni anche creative. Quindi il vostro io vi dice: ripensa come stai adesso, da là. Cioè, cambia completamente. Ecco che cosa ti dico io dal futuro: che sarai l'opposto, tutte le cose brutte che stai sopportando qui le avrai con un ribaltamento a 180 gradi. Quindi può essere un cambio di casa, può essere un cambio di lavoro, può essere un voltare le spalle a casa e lavoro. Per andare finalmente a vivere, a fare come volete voi, quindi anche non esagero nel dire vivere di rendita, però certamente potrete permettervi di cambiare radicalmente, qui c'è proprio completo, no? Se questa è una separazione, qua vuol dire che grazie a come andrà, non è solo un fatto economico, ma è proprio un fatto di potersi allontanare, potersene andare, poter fare quello che si vuole, non dover più rendere conto a nessuno. Questo è il succo. Quindi, qua come se foste un po' in galera per qualunque tipo di causa, ma vi sentite in questo momento succubi, vi sentite senza nessuno che prende le vostre parti, o se lo fa in modo così un po' che vi rende poco giustizia. Dal futuro il vostro io vi dice: la situazione si risolve, ma questo ve lo dicevo subito. Tutto quello che in questo momento sentite di essere costretti a fare sparisce,
tutto quello che non avete fatto prima, ora sarete liberi di farlo. Quindi tenete duro adesso, manca poco perché è uscita la soluzione della prima stesa. Concentratevi già, e dice guarda che avresti dovuto concentrarti già da allora, dice dal futuro, su quello che avresti voluto fare. Tieni presente che sarai padrone delle tue azioni, padrone della tua vita, padrone di quello che ti piace fare, che ti piace fare. Non che devi fare, che ti piace fare. Quindi è proprio dedicato a chi in questo momento sta mandando giù amaro perché è costretto anche a volte a non muoversi perché non può, perché sta aspettando che finisca una situazione di questo tipo. E il nostro io dal futuro ci dice, fai, invece di concentrarti su queste cose brutte, che tanto sono brutte ma vanno, hanno i loro tempi, inizia a pensare a che cosa vorrai fare dopo, perché stai per entrare poi in un periodo in cui tutti i tuoi sogni si possono realizzare. Io vorrei potervi dire tutti i sogni, amore, lavoro e soldi. Personalmente io qua di amore ci vedo soltanto il fatto che se i vostri sogni sono legati anche a una persona, nel senso che volete realizzarli insieme, allora sì. Se il sogno qua è di finalmente coronare il vostro sogno d'amore con qualcuno, secondo me le cose qua sono slegate, perché qui avete una situazione di pura amministrazione, può essere una causa di lavoro, un'eredità, una separazione, un divorzio, ma non sta danneggiando eventuali altre relazioni che voi potete avere. Qui quello che vi viene tolto è il giogo sul collo e potrete appunto realizzarvi nel materiale, quindi nel lavoro, nella casa, anche so, se avete in mente qualche progetto, qualche cosa di creativo, è tutto fantastico. Se c'è una persona accanto a voi, le cose andranno bene, ma non è questo quello che realizzerete, almeno non quello che dicono qua. Sicuramente realizzerete anche altre cose. Ma qui vi stanno dicendo non perdere tempo. Qua inizia a studiare adesso come vorrai realizzare il tuo progetto, come vorrai cambiare vita. Però ricordatevi sempre vincolato all'aspetto un po' più materiale, d'altra parte ci vuole anche quello e anche questo dà soddisfazione. Quindi mi raccomando, concentrati sul futuro, perché il futuro ci sta dicendo che qua la situazione brutta è quasi finita, ma avremo bisogno di energie e anche di una bella ricettività in futuro. Sono carte che a me piacciono moltissimo, lo so, non c'è di mezzo l'amore, però non c'è solo quello e sicuramente molti di voi in questo momento avranno anche delle curiosità o delle situazioni un po' stagnanti per quanto riguarda altri cambi nella propria vita, come possono essere per esempio il lavoro, la casa, una professione creativa, un hobby che magari diventa lavoro. Bene, allora sappiate che è il momento di iniziare a sognare ad occhi aperti, quindi basta con lo stress. Questa stesa vi dice che presto arriverà il momento in cui tutte queste energie vi serviranno per essere felici, quindi non sprecatele oltre da dove c'è una situazione come questa che peraltro sta per finire, ok? Bene, allora, chi ha scelto la stesa rossa direi che può essere secondo me più che soddisfatto, io lo sono, mi piace dare queste notizie, quindi se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, seguitemi su Instagram, iscrivetevi alla newsletter o dal link qua sotto oppure da cartomantic.com, venitemi a trovare, io vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo interattivo, io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi fatto compagnia e rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare le notifiche, a venirmi a trovare su Instagram, su cartomantic.com e iscrivervi alla newsletter. Bene, con questo detto tutto, io vi ringrazio ancora tantissimo per tutto, per questo canale che sta crescendo e per tutte le soddisfazioni che mi dà e vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti!